Chiaramente a questo punto è d'obbligo chiamare qui vicino a noi il vero motore di Automonde, quello che ci ha dato l'ok per fare lo slalom, non l'ok dal punto di vista burocratico, scartoffi orari, autorizzazioni, ma quello che ci ha messo in fuoco, Ottaviano Verte. Un applauso a Ottaviano! Antonello, stiamo registrando? Allora, Ottaviano, il cuore
dello slalom di Altomonte, la passione, cosa si prova a vedere realizzato un evento del genere? Buonasera a tutti, è una grande emozione ripetere l'esperienza dell'anno scorso, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, nonostante il tempo non era, diciamo, favorevole, però abbiamo sconfitto anche questa contrarietà, quindi siamo davvero contenti. Il vero motore sono stati i ragazzi che vedete qui con queste magliettine gialle. Allora, le miss pure le vogliamo da questa parte qua. I ragazzi, non fate i timidi con le magliettine gialle. Ragazzi, venite qua. Voi due, sì, certo. Allora, mettiti qua per adesso, dai. Allora, Ottaviano, tu conosci i tuoi amici che ti hanno aiutato. Li vuoi presentare uno a uno? Come no, certo. Abbiamo una rappresentanza, ce ne sono altri che sono sul percorso a lavorare. E questi sono davvero il motore di questa manifestazione. Grazie Alessandro, Tommaso, Giuseppe, Carlo, Michele, Luigi, Francesco, Giuseppe, Simone, Pietro e tutti gli altri che non sono qua. Grazie ragazzi perché hanno lavorato solo gratuitamente, senza un euro. Questa è la cosa più importante. Grazie ragazzi. Ovviamente abbiamo pensato con Ottaviano, grazie al vostro lavoro che si è realizzato anche quest'anno lo slalom di Altomonte, abbiamo pensato a darvi un attestato di partecipazione per tutti voi e vi aspettiamo prossimamente per la solita pizza con me, con Ottaviano e con tutta l'associazione per coronare questo che era lo slalom di Altomonte. Grazie ragazzi, ci siamo riusciti anche grazie a voi. Un applauso! Eccoli qua, i ragazzi di Altomonte, un applauso! Prima di passare alla premiazione dei gruppi, facciamo l'assegnazione con il trofeo Mario Vesta, per come è prima volontà assegnato alla classe più conosciuta, cioè dove c'è più contatto, dove c'è più anonimo. E penso che sia necessaria qui vicino a noi, chiamano tu stesso a tutta la tua famiglia per sì, Isole Calabrese, ecco. Che è venuto da Reggio Calabria,
ha vinto questo prestigioso trofeo. Dillo lui stesso, proviamo e chiamalo, perché è un po' come il giusto che sia qui. Allora, vince questo trofeo per me molto importante, Rocco Porcaro. Ha vinto la classe dei distanti di Mercedes. Grazie per questo trofeo Mario Verta che quest'anno va a Reggio Calabria, sicuramente nella memoria e nel ricordo di Mario Verta che è riuscito a dare questo impeto, questa passione a te e a Fabiano, nella finalità per la famiglia e la vogliamo portare avanti. Oggi, nonostante la pioggia, nonostante il meteo che ci diceva ogni 5 minuti che cambiava, c'era il temporale e l'Emilia aveva letto piove, allora te lo posso dire. Non ha piovuto e abbiamo fatto lo slalom, quindi abbiamo vinto noi. Grazie Fabiano, grazie alla famiglia Verta. Gruppo S, classe S3. Un sorprendente, secondo classificato. Guadagna Vincenzo. Primo classificato lo premia il mio amico. Il viene premiato da un pilota il primo classificato. Ho premiato Verta, primo classificato. Primo classificato di gruppo S, Ottaviano Verta. Primo. E adesso andiamo al primo premio. No, ti tocca a te. Sei emozionato? Primo Abbiamo concluso la manifestazione di questo secondo